Buongiorno a tutti. Quest'oggi vi esporrò lo studio retrospettivo osservazionale dal titolo Cosa predice l'insuccesso di chirurgia bariatrica? Il fallimento di chirurgia bariatrica presenta in letteratura diverse definizioni, ma quella universalmente più accettata è quella di una percentuale persa di peso corporeo in eccesso inferiore al 50%. Questa complicanza grava molte persone sottoposte a chirurgia bariatrica. Come potete vedere da questo plot di meta-analisi, circa il 30% delle persone sottoposte a sleeve gastrectomy a 7 anni dall'intervento mostrano un insufficiente calo ponderale. E anche per quanto riguarda il bypass gastrico, la percentuale di peso in eccesso persa diminuisce durante gli anni di follow-up. L'obiettivo del nostro studio è stato quindi quello di andare a individuare quali fossero le variabili correlate con un insufficiente calo ponderale 24 mesi dopo chirurgia bariatrica. Abbiamo arruolato 300 pazienti, il 10% circa del quale erano uomini e il restante per cento donna, sottoposti a chirurgia bariatrica, soprattutto sleeve gastrectomy, ma in quota minore bypass gastrico. Siamo andati poi a dividere i nostri pazienti in base a un calo ponderale sufficiente a 24 mesi o meno, e siamo andati a vedere quali fossero le variabili che differenziavano significativamente tra i due gruppi. Abbiamo visto che per quanto riguarda le variabili antropometriche erano sostanzialmente sovrapponibili, così per come riguarda il quadro glucolipidico degli esami ematochimici. Differenze invece le abbiamo trovate per quanto riguarda la circonferenza del collo. In questo modello di regressione logistica possiamo vedere come all'aumentare la circonferenza del collo aumentasse anche la probabilità di fallimento della chirurgia bariatrica a 2 anni. Allo stesso modo, anche l'età che incrementava aumentava il rischio di fallimento di chirurgia bariatrica a 2 anni. Ma il dato che ci è sembrato più interessante è quello di come un insufficiente calo ponderale a 6 mesi potesse già predire un insufficiente calo ponderale a 2 anni. Possiamo quindi dire che probabilmente questi fattori producono un insufficiente calo ponderale per diverse motivazioni. Ad esempio, l'età produce una riduzione del metabolismo basale, ma anche una riduzione della predisposizione al cambiamento. La circonferenza del collo invece si sa ormai dalla letteratura che è un indice di obesità viscerale, che a sua volta correla con l'insulino resistenza. Ed in ultimo, l'insufficiente calo ponderale precocemente all'intervento, cioè già a 6 mesi, potrebbe essere un fattore in grado di individuare quelle persone che per fattori individuali, e con individuali intendiamo sia ormonali che genetici che psicologici, sono meno predisposti al calo ponderale. Le conclusioni, quindi, e le direzioni che pensiamo essere importanti per il futuro sono quelle che sia importante individuare precocemente le persone con un rischio aumentato di fallimento di chirurgia bariatrica o anche di weight regain, e che queste persone possono essere già individuate prima dell'intervento, ovvero diciamo individuando quelle persone che hanno un'età, una circonferenza del collo aumentata, ma anche precocemente dopo l'intervento, coloro che rappresentano un insufficiente calo ponderale già a 6 mesi. È importante individuare queste persone al fine di personalizzare l'intervento nutrizionale, ad esempio intensificando le visite di follow-up. Grazie mille.